Siamo preoccupati perché è un fatto di degrado complessivo. Io credo che occorra smettere di affrontare il problema da un punto di vista semplicemente etico, di strapparci le vesti perché è un fenomeno di abbruttimento della persona e modificare una legislazione che non consente nessun intervento all'amministrazione comunale. Noi quando un parrucchiere deve aprire, un negoziante deve aprire, un barista, abbiamo 70.000, possibilità di 70.000 controlli. In base ai metri quadrati dei negozi ci sono degli obblighi di posteggi. E sulle sale scommesse, sui bingo, i comuni in Italia non hanno nessuna competenza. E lo Stato vive di queste cose. Oramai siamo diventati uno Stato biscazziere che dai gratta e vinci al Superenalotto, alle sale scommesse. Evidentemente costruisce di questo fatto un valore della sua economia, è una vergogna. Ci sono gruppi di autoaiuto, noi nel servizio facciamo un primo screening, inviamo i gruppi d'autoaiuto e facciamo terapie e sostegno alle famiglie. È in aumento il fenomeno a Genova? Sicuramente, soprattutto tra gli adolescenti. Quali giochi? Prevalentemente le slot machine tra gli adolescenti, le slot machine e il videopoker e il poker su internet. Quindi ai genitori che consiglio si può dare? I genitori, il solito consiglio che bisogna vigilare bene quando i figli stanno sul computer e osservare bene cosa fanno, in che siti vanno e come passano il loro tempo. Andiamo sul concreto e vediamo che cosa può fare il comune di fronte ad uno Stato che comunque incassa molte somme e poi in fondo dalla distruzione di famiglie intere, perché ci sono persone che si lasciano coinvolgere all'inizio in situazioni che sembrano poi irrisolvibili.